Andiamo. Alla fine rimangono queste più potenti. L'attacco, vediamo un attimo. 152. L'arco si ferma qua, tutte le altre sono balestre. Ripetizione, cosa vuol dire? Il problema è che usano tutti i dardi, quindi non ha senso verso... Questo dà punti salute 10 in più. Questo però... No, prendiamo questo. Poi... Da 64 a 71. Peso siamo lì. Ok. C'è ancora qualcosa che non ho visto. Cosa che manca? Ok. Boh. Secondo me. I could use some more sleep. Maybe I'm overworking. C'è grado 3. C'è grado 1, potremmo anche potenziarlo, visto che per ora boh, di archi. Questo appunto vuole grado 5. Possiamo provare a fare questo. Vuole l'armatura, quella grado 4, 82, questo va a 141, guadagna decisamente di più. Questo è quello che guadagna di più. Vendo questo. Ops. Vabbè, torniamo... Ah, ho messo i numerini, ho visto l'interfaccia... Possono mettere, alla fine non sono ingombranti. I numerini intendo il valore proprio numerico del... della vita. E anche dello spirito, però, per ora... Mi sembra visualizzato, no? Vediamo. Nel combattimento.
Cioè, questo per esempio è un gioco che è installato sull'SSD più veloce che ho, che fa arriva anche a quasi 7 giga al secondo, ma i caricamenti non sono così veloci. Cioè, Hogwarts Legacy praticamente sono quasi istantanei, non è ottimizzato nemmeno in quel senso. Infatti, boh, ho quasi tentato di spostarlo e provare a vedere per curiosità, metterlo su uno più lento. Ah, ce n'è ancora uno. C'avevo un NPC che mi stava spingendo avanti. Seems that you share my concern for the people's plight. Qua lives are still at risk as we speak. I will go with you, should you Ah sì, wish. è probabile che sono i millesimi lo spirito, perché... Io avrei un po' più di range qua. Muoio. Okay. Anche là. Là mi sembra un po' più dura. Barra 4. Poi c'è sempre il dubbio di spendere i soldi, i materiali per potenziare quando poi magari trovi qualcosa che serveva a vendere, perché sennò c'è una cosa 96. Sei intelligente proprio, guarda, super intelligente. Praticamente stiamo perdendo Liu Bei, che è un idiota che si sta facendo, guarda. Dov'è? Passo qua adesso. Cioè, se dovete fare il compagno, nel compagno fanno schifo così, fatemi rifare. Come meno questo, vediamo, ah, solo qua, ok. Un po' scura. Riusciamo a evitare questi qua? Penso sì. Ma ci arriviamo o no?
Dov'è che ci ha visto il tipo? Là? È quello? E non è che non si vede veramente un cavolo. Direi che qua graficamente mi stava ricordando la... Ma che c'è lì? We met that day when fighting the Yellow Turbans was an incredible piece of fortune. Speaking of fortunate meetings, the battle at Hulao Guan Pass also saw me rescued by a warrior named Zhao Yun. It truly is mysterious how fates become intertwined. I should like to see him again, and hopefully we can fight together with him once more. No. 6 bandiere, 8 piccole. Ah, mi stava ricordando Tsukushima si chiama, no? Anche quello graficamente è meglio, pure anche quello è uscito sulla PS4. Niente qua, non si capisce. Pure qua ho dovuto schiacciare due volte R2. Vediamo. Ok, passiamo. Andiamo avanti col equipaggiamento. Doppio, questo fanno il doppio attacco. Anzi, altro che doppio attacco e basta. Vieni, vieni, battono! Non è esploso. Però voglio dire... Aspetta un attimo qua. Però era fermo in tutte le sue cavole di animazioni e non si spostava, ovviamente. Ah, non c'è sicuramente solo lui. Andiamo indietro. La visione periferica non ce l'ha. Sembra un po' un labirinto questo. Ah,
siamo ancora qua. Quando non servono ti danno i vasetti. Mettiamolo in ordine di rarità. Adesso cos'è che fa? Esiste un pelo al fuoco. Più 6% i punti esperienza, diciamo. Aumento valore. Aumento valore. Quello vuol dire? Aumenta il guadagno di valore bestia divina. I buff che ci dà la bestia. Potere d'attacco del fulmine più 18. Danni acqua più 3. Sì, non fa schifo. Recupero punti salute. Danni arti marziali. Potere d'attacco tossina. Contenimento forza vitale 6 per cura 2. Potere d'attacco tossina, va bene appunto per la tossina questa. Aumento valore bestia, danni acqua. Nemico rilevato. Probabilmente tutti questi qua sono, dovrebbe essere abbastanza simile per categorie. Vediamo questo. Vedete, forza vitale alla morte. Meno 4%. Ok, quando muori quello che perdi, percentuale. Potere attacco ghiaccio più 16. Questo invece era tossina, questo è ghiaccio. Questo. La mia arma conquista spirito per deviazione. Niente danni procurati. Potere ghiaccio oppure tossina. Boh, lasciamo giù questo. Questo. Un altro sigillo ufficiale. Questo un altro potere col ghiaccio. Allora, torniamo un secondo qua. Che bisogna andare là sopra. Insomma, ci sono diversi rami, no, del percorso. Evil. Are we to cross paths with it? C'è stato. Di 8, questa musica inquietante. Posso beccare l'occhio? No, non sembra. Stai lì, ti ammazza qua?
avanti mezz'ora davvero con quell'attacco lì. Perché mi becchi da qua? Perché qua c'abbiamo un tetto sulla testa, entra anche qua. Sembra di no. Bisogna evidentemente raggiungerlo. Come? La bandiera anche qua. Però 217 danni. No, curarsi qua. Io già sono già tre volte che premo, da notare. Ma si ammazza ovviamente. Più risalire adesso e poi se moriamo cos'è, risulta lui? E adesso 4000 abbiamo perso tipo di più, ce l'ha lui, sì. Tipetto pericoloso, non c'è niente da dire. Anche perché ci dimezza la per... se no devo cambiare equip. Lo vediamo. Tu fai fulmini. Dobbiamo mettere su... cos'è? Come si legge questa cosa? È la protezione quella lì, quella... come si chiamava? Di verde. Oh, cioè... andiamo da 141 a 30. No, vediamo un attimo. Per difesa, vediamo un attimo. Qui c'è un 60, vedo. Vediamo, 60. Dov'è quel 60? È questo. 43. Proviamo, non mi ricordo. Cioè, le meccaniche esatte. Il legno è collegato a quello. Questo. A 36 qua. In teoria il primo che becchiamo è quello che ha comunque più difesa. 38 qua. Ho tentato di... andiamo avanti. 252.
mi sembra uguale. Il legno vince sulla terra. Il metallo vince sul legno. In teoria è una cosa di legno, mi sembra aver capito, no? Quindi noi dobbiamo trovare metallo, quindi. E il metallo è quello, lo marrone, cos'è che era? Non mi ricordo. Anche qua, fase legno. Ha un collegamento generativo con la fase fuoco e uno distruttivo con la fase terra. È rappresentata a colore blu e associata a Quilong, il drago azzurro. Fase metallo. Un collegamento generativo con la fase acqua e uno distruttivo con la fase legno. E però a noi non interessa questo, interessa la difesa. Andiamo qua, per esempio. Qua dice, influenze e danni alla comunità d'effetto scossa, procurati dai tuoi attacchi. E qua appunto, influenze e danni alla comunità d'effetto scossa subiti da attacchi fulmine. E appunto è giusto, la difesa è 209 in questo momento, più di così io. Eppure mi sembra che i danni, cioè forse magari non ci stunna, boh, non sono tanto convinto io. Comunque no, quella lì è una creatura, ma Quinlong cura. Lui ha detto non so, qui è tutto bloccato, quello è stato stunnato, qua è tutto bloccato, qua si sale, aspetta qua, ok, mettiamo giù qua. Cos'è che ha fatto? Ma se no facciamo una così diversa. Andiamocene da qua. Magari bisogna fare prima le, è meglio fare prima le altre, le altre zone che queste. Venire qua quando, no, anche perché ha morale 21, ma è anche per quello che ci ammazza, non è che pensarci bene. Andiamocene via di qua. Vediamo poi. Ho visto che c'è qualcosa da raccogliere sopra, ma lo faremo. Ma porto via 5.000, vabbè. Ok. Cioè, può essere che quella sia una zona dopo. In effetti, considerando sempre il discorso livello, è morale 21. Quindi, facciamo qua. Vediamo il resto. Si è attivato a riposare. No, tanto per iniziare c'è una bandierina. Ma si è girato.
cosa di nuovo. This path is treacherous. Do not allow your mind to wander. Cioè sono addirittura tre. Quanti sono? Otto, anche questo comunque. Poi questo l'ho. Cazzo. Ma che danno, ma c'è, c'è, ogni cosa ci rimezza la vita. Che questo pezzo qua ci bloccava. C'è di nuovo. Cosa c'è di nuovo? Dopo mezz'ora è vendicato. Ok, bene. È laggato anche quello. Queste nuove. Ah, io l'ho schiacciato, ma questo cosa sta facendo? Cos'è? Ti sei perso via a guardare? Ah, aspetta. Aspetta un attimo, vediamo. Effettivamente la difesa bassa, eh. Via, via. Abbiamo sull'equipaggiamento del cavolo. Ok. Giustamente, perché eravamo di là prima. Allora, equipaggiamento. Qui per difesa andava bene. Adesso mettiamo su questo. Centoquarantuno. Questo qua 97. Però pare che ci sbatte in rosso. Tutti in metallo questi qua. No, comunque non mi ricordo mai i colori. Allora, vediamo un attimo. Mollami, mollami. Metallo, sì. Lo giallo è metallo. Terra marrone, legno verde, vabbè, sì, come la vegetazione. Qua cosa abbiamo di nuovo? 159. Abbiamo potenziato per nulla. A ripetizione cosa vuol dire? Spara velocemente più di uno? Se vuoi.